Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, in questo momento vogliamo provare uno strumento più bello, quello di chiedere ai nostri bambini a pregare con noi, senza scuola, senza catechismo, solo dentro casa. Oggi sentiamo questa preghiera all'inizio di questa Santa Messa. Spero di non sbagliare. Oh Signore, fa che queste numerosissime vittime entrino felici nel regno dei cieli. Oh Maria Santissima, le vite inizia, proteggi tutto il mondo con il tuo manto celeste. Fa che tutti rispettino le regole. Fa che questa pandemia finisca presto e fa che i contagiati guariscano. Preghiamo per tutti quelli che fanno di tutto per salvarci. Amen. Andrà così. Ora questa è l'intenzione di questa Santa Messa e colleghiamo direttamente con il mondo intero. Ascoltiamo. Oh Signore, fa che queste numerosissime vittime entrino felici nel regno dei cieli. Oh Maria Santissima De Vitennis, proteggi tutto il mondo con il tuo manto celeste. Fa che tutti rispettino le regole. Fa che questa pandemia finisca presto e fa che i contagiati guariscano. Preghiamo per tutti quelli che fanno di tutto per salvarci. Amen. Andrea Rossilli. Questa è la preghiera di Andrea. Vogliamo aprire questa preghiera con tutto il nostro cuore, una preghiera di un bambino che riceverà la Santa Comunione quest'anno. Ha detto tante preghiere, ma tutto chiude su una intenzione per questa pandemia. Anch'io ho partecipato questa mattina davanti al municipio di Cervano e ho recitato la preghiera di liberazione. E ora saremo accompagnati da tanti bambini durante la messa e anche durante il Santo Rosario. Mi sento davvero contento a sentire queste voci che trasmettono come fosse le voci degli angeli. I bambini per me ho messo sempre in primo luogo nella mia agenda, i bambini. Ora, con tutto il cuore chiediamo perdono di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi a voi fratelli di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. Il tuo aiuto, Dio Onnipotente, ci renda perseveranti nel tuo servizio, perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si accresca di nuovi membri e si rinnovi sempre nello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dei numeri. In quei giorni gli israeliti si mossero dal monte Or
per la via del Mar Rosso, per aggirare il territorio di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di Israele morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Tendi verso di me l'orecchio quando ti invoco. Presto rispondimi. Signore, ascolta la mia preghiera. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli volge la preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Questo si scriva per la generazione futura, è un popolo da lui creato, darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Signore, ascolta la mia preghiera. Lode e onore a te, Signore Gesù, lode e onore a te, Signore Gesù. Avete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te. In quel tempo Gesù disse ai farisei: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: vuole forse uccidersi dal momento che dice: dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico,
Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che egli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Signore, ascolta la mia preghiera, sia lodato Gesù Cristo. Il Salmo 101 ci indica come pregare. È la preghiera di Andrea che voglio portare avanti insieme le preghiere di tanti fedeli di qualsiasi religione, perché adesso bisogna vedere soltanto un'intenzione, perché questa pandemia finisce subito. E allora, cari fratelli e sorelle, sembra di non trovare la medicina, allora dobbiamo scavare sempre di più a questa conoscenza umana, scienza. E noi cattolici cristiani prendiamo questa parte positiva che non si vede, non si tocca, ma si sente. E allora si parla tanto oggi di tante iniziative, volontariato, quanti raccolti fanno. E allora anche noi raccogliamo tutte le preghiere dei nostri bambini, dove possono arrivare attraverso questi mezzi di comunicazione. Ma oggi il Vangelo ci aiuta a capire come conoscere Gesù. E la risposta è chiaro. Proprio da questo Vangelo di Giovanni, come è stato detto ai discepoli, anche in questo momento attraverso il parroco, viene ripetuto per conoscere Gesù. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Sappiamo che Gesù ha parlato soltanto delle meraviglie del Padre. L'unione, la comunione, l'amore tra il Padre e il Figlio. E qual è la totalità? Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. E quindi la croce, quello che pregheremo venerdì, proprio chiedendo ai bambini di aiutarmi a pregare.
Gloria a te, lode a te, o Cristo, perché con questa croce hai redento il mondo. Ma perché possiamo ottenere la grazia di questa guarigione? Dobbiamo purificarci. E credo questo tempo così forte, così importante per i cristiani, quello di spogliarsi da tutto. Spolverare dentro quello che non riesci a dire a te marito, a te moglie, a te figlio, a te figlia, ecco il momento per dire non mi va. Aprirsi, questo è molto bello. È molto bello perché è quello che dice la Sacra Scrittura e continua a farci capire che otterremo la grazia, il miracolo, quando il popolo sa chiedere scusa all'altro fratello, l'altra sorella. E così dice dal libro dei Numeri, ma il popolo non sopportò il viaggio, il popolo non sopportò questa pandemia e quindi brontolavano. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè. Ecco, questo è parlare male. Allora mandarono questi serpenti. Allora, cari fratelli e sorelle, dobbiamo leggere ogni giorno la parola di Dio, l'ha detto il Papa. Leggere, non abbiamo da fare, non si può uscire. Non si può andare qua, non possiamo fare quello che vogliamo, allora facciamo quello che vuole qualcuno. Vuole che tu apri la Bibbia, ma la Bibbia è piena di polvere, la Bibbia non la trovo più a casa mia. Allora usa il tuo smartphone e con questo smartphone puoi digitare su Google o Google, su YouTube o YouTube, le parole di Dio. Oggi troverai questa parola. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato male contro Dio. Con questo mi fermo. Allora cominciamo a chiedere scusa. Chiedo scusa ogni volta che mi sento un sacerdote super. Vorrei chiedere scusa alle mie catechiste che tante volte non mi capiscono. Chiedo scusa a tutti i miei collaboratori che quando chiedo voglio subito. Chiedo scusa ogni volta che dimentico la mia mamma nelle Filippine. Chiedo scusa quando non metto in primo luogo Dio. Chiedo scusa quando perdo tempo per pettinarmi. Chiedo scusa quando spreco cibo. Chiedo scusa quando quella persona è antipatica e chiedo un male per lui. Sono umane, ma chiedo scusa. Ma con la tua preghiera, con la vostra preghiera, chiedendo scusa, possiamo ottenere il segno, la grazia, nel linguaggio popolare, miracolo. Sia lodato Gesù Cristo.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà, abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. L'acqua unita al vino sia segno del nostro amore, di colui che ha voluto assumere la nostra natura. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umile e pentita, quale ci ho, Signore, di essere gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente, Signore, questo sacrificio è nostro, per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, questa vittima di riconciliazione, perdona le nostre colpe e guida i nostri cuori vigilanti sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta benedire il tuo nome, Padre ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale sulle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della Santa Montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'Alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, proclamiamo nel canto la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna in alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna in alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e beveteli tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua morte. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessa la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gerardo e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati dei nostri fratelli che sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Segui con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, con gli Apostoli, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire, Padre nostro, che sei in cielo, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che togli i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te, non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, il sconto dei miei peccati, il soffraggio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me, dice il Signore. Preghiamo.
Dio grande e misericordioso, l'assidua partecipazione ai tuoi misteri ci avvicini sempre più a te, che sei l'unico e vero bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordo, dopo la messa faremo l'adorazione e la preghiera dei nostri bambini, che trasmetteremo al mondo la voce di questi bambini che partecipano con le loro catechiste, con la loro catechista, e mandano a me la preghiera. Questa è una cosa bella. Penso sarà una grande testimonianza. Come tanti, tanti famiglie a Cervaro, ho visto che i miei occhi hanno messo il drapo, lo standardo della Beata Vergine Madonna di Piternis. Noi metteremo anche nella Chiesa Maggiore, nelle due scalinate e al balcone dove abita Padre Ricchi. E mentre metteremo proprio una cerimonia di preghiera. Spero che domani ci sarà sole, perché diremo il rosario davanti a Padre Pio, perché Padre Pio ha fatto tante grazie. Quando siamo pronti e abbiamo pulito tutto e abbiamo chiesto scusa al Signore, al prossimo, tutte quelle scuse che dobbiamo dire, allora piano piano arriverà il miracolo. Ma finché non siamo pentiti come figli, non abbandonati, non dimentichiamo. Però il Signore fa questa, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa. Per questo riceviamo la santa benedizione attraverso i santi reliqui dei santi. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria e tutti i santi, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio, Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.